Questo programma è offerto da... Allora, inizio ufficialmente il video qui, va bene, niente. Signori, benvenuti al Summit di Bibbiena su World of Warcraft. World of Warcraft è un gioco di merda! È un gioco lurido, schifoso, pietoso. Siamo qui apposta per parlarne, in occasione proprio in onore della nuova espansione appena uscita, che conoscete sicuramente bene, il Pandaria. Misto Pandaria! È orribile! Madonna ragazzi, ma è una piaga insopportabile! Sta diventando una cosa che si scrive. Allora, un gioco del 2004, uscito nel 2004, ancora vogliono mangiarci, oggi 2012, ma 2013 ci siamo, madonna ragazzi, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Io mi ricordo ancora del lontano 2008, cioè già iniziai in ritardo a criticare questo sacco di merda. Madonna, girai un video tutto incazzato per questo gioco schifoso, con succhia soldi. Tutto incazzato così e mi ritrovo oggi dopo tanti anni a riparlarne. Madonna, tanti di voi magari possono anche sospettare perché mi fa schifo questo gioco, no? Possono pensare, ah, ma non c'è una mezza idea, perché si paga, perché è. Ma guarda, nessuno conosce il vero motivo, le vere motivazioni che ci sono. Non è così semplice, perché io ho trattato tanti giochi che fanno schifo. Però fanno schifo per un motivo, che ne so, sono realizzati male, hanno qualche pecca così che dà noia, allora è brutto. Questo è brutto perché è squallido innanzitutto, a parte che fa schifo il gioco, ma quello viene messo proprio in secondo piano. Il problema è che è lurido da far schifo proprio, veramente. Però il problema di questo gioco, no, tanto gli insulti è facile tirarli, ma vanno giustificati. Allora, World of Warcraft, tanto per cominciare, voglio darvi alcune cifre. Alcuni magari avranno una mezza idea di queste cifre, di quanti giocatori giocano a World of Warcraft. Voglio sentire, secondo voi, quanti giocatori oggi ci giocano a World of Warcraft? 5 milioni? 10 milioni, no. Sui server ufficiali. Io dico solo che sono troppi. Io so che sono 300. Lo so perché non è un giocatore. La settimana dove sei. La risposta esatta è 10 milioni. Hai detto bene, si vede che sei ben, ben informato. Però c'è una buona notizia, c'è una buona notizia. Perché questo summit, diciamo che è una riunione di diciamo, intenditori di videogiochi per parlarne, per lanciare un messaggio, per dire che ci siamo rotti i coglioni di questo gioco. E lo voglio dire chiaro a tondo, e tutto il mondo di YouTube là fuori che segue giochi di merda, che gioca questo gioco del cazzo e che lo sostiene gli stronzi che
che ci lavorano proprio. Va bene, poi a quello arriveremo dopo, arriveremo al perché, per come, chi sta dietro a questa piramide, alla Blizzard, chi veramente si intasca i soldi. Perché voi dovete sapere che Blizzard è una grandissima organizzazione, non possiamo fare tutte le erbe un fascio, eh. Cioè, noi stiamo parlando della stessa azienda che ha creato StarCraft, che ha creato Warcraft 3, che sono dei grandi giochi, e non possiamo ora condannare la Blizzard in tutto e per tutto. Possiamo però criticare la piega che hanno preso negli ultimi tempi, ovvero, correggetemi se sbaglio, dopo il lancio di Frozen Throne. Cioè, ragazzi, dopo il lancio di Frozen Throne, vedete che cazzo è uscito da quella fogna? Ditemelo! Dimmi, parla proprio, niente, zero, lezzo proprio. Hanno fatto giochi del cazzo per grattare soldi, in continuazione, anche dopo la vendita. Cioè, io ti vendo questo, madonna, a 50 euro, 60, così. Dopo te non è tuo questo. Te dopo lo riparo ogni mese, così. Ma poi non fosse poco, madonna. Loro hanno cominciato a fare solo giochi di questo tipo. Senza esclusioni, non è che fanno quello, buon anno. Allora, Diablo è la stessa cosa, fa cagare. Quello, madonna, devi essere connesso a internet così sempre, a raspapalle, poi non funziona mai server. Se rimani inattivo dopo un tot ti cancellano il personaggio così, senza un motivo, perché o nerdi o non giochi. Non c'è la via di mezzo. Cioè, te devi essere un sacco di merda, largo da qui a letto, sto tavolo, capito? Con la patatina, le patatine che li prende a manciate sotto, perché sennò non basta da sopra, le devi proprio così. Madonna. E se non sei così ti cancellano il personaggio, ti fanno storie, ti mandano l'email. Io ho visto queste cose. Ma io addirittura ho letto un articolo che uno è schiantato e morto giocando a Diablo. Madonna, ragazzi, ma se non fosse morto lo andrei a cercare io stesso a ammazzare. Guarda, madonna. Ma è morto di Diablo, cioè uno dice morto per una cosa. No, ma è proprio vergognoso. Allora, ma non stiamo parlando di Diablo, stavamo parlando di World of Warcraft. Tornando a World of Warcraft. Allora, è uscito schifoso ed è finito lezzo. Lezzo è finito, perché è iniziato e uno dice vabbè, massimo multiplayer, sì, vabbè, così schifoso. Poi hanno fatto un'espansione, Wrath of the Lich King, che cazzo era, con cavaliere del ghiaccio lì sul trono del cazzo, sono una sega della trama, non so niente, vabbè, così l'hanno comprato tutti, ero già una. Poi hanno fatto Cataclysm, no, se non sbaglio, quello del demonio lì su tutto lì. Poi ora esce Pandaria, ma scusa, ma non vi basta? Cazzo, siamo nel 2012, 13 quasi, e ancora volete guadagnare con questo gioco? Il bello, sai qual è? Sai qual è il bello? Che io ho visto la scatola del gioco di Pandaria. Cioè, a parte lo stile, cioè i panda fanno veramente cacare, veramente. Anche l'eroe a Warcraft 3 Frozen Throne mi stava sul cazzo, figuriamoci. Però non è quello il punto, non è quello il problema. Il problema è che se tu vuoi leggere sulla scatola, in basso a destra c'è l'icona che richiede Cataclysm, quindi tu per forza devi aver già acquistato l'altra versione, se no non puoi giocarci. Quindi loro, la catena deve essere unita, se ti manca un pezzo non paghi l'altro pezzo, quindi non, cioè devi spendere 50 euro per il gioco, poi quanto costava? 30 per il Lich King, e poi Cataclysm era minimo 40-50 al lancio, poi altri 40-50, ma cos'è? E in più uno dice vabbè, spendo la somma, no, e poi devi ancora pagare al mese. Per ogni mese di gioco. Io pochi giorni fa ho fatto un giro a Euronics, conoscete l'Euronics, no? Centro commerciale, ci sarà in tutte le città, che poi vi chiederò anche da dove venite, insomma. Però sapete bene che vendono tutti questi giochi del cazzo messi esposti tutti lì. Madonna, cosa mi è toccato guardare? Oddio, cioè, allora, l'abbonamento per un mese, quant'era un mese? Un mese? Quanto costava? 30 euro, oddio! 29,99 ma una scatola, era un disco sottile, avete presente quei custodi proprio di un millimetro così? 30 euro, 29,90 così, per un mese, ma madonna, io ci potevo anche stare se costasse 9 euro già, ma 30 per un mese, sono 30 giorni, un euro al giorno, cazzo, un euro al giorno proprio, riesco a prendere un caffè, cazzo. Un bel caffè a posto di fare quella merda. Però addentriamoci un po' nel meccanismo di come vogliono guadagnare soldi. Allora loro, ma molti di voi lo sapranno già, e mi fa piacere questa cosa, che ormai voi sapete il meccanismo più o meno. Però il fatto sta che comunque sia, la gente ci gioca. Non è che uno dice vabbè, siamo informati, ma la gente, il bello è che ci gioca, cazzo, a questo gioco. Poi vi spiegherò anche perché mi sta tanto sulle palle, perché non è soltanto un discorso di prezzi, cioè alla fine uno dice che cazzo te ne frega, guadagnano cazzi loro. Non è solo questo, perché World of Warcraft ha un impatto anche pesante
sul mondo dei videogiochi in generale, ed era questo, di questo che volevo parlarvi in questo video, anche di giochi di merda, perché finora cosa ho fatto? Ho sputato merda e basta. Però io voglio spiegarvi adesso perché è un danno, perché è un danno, non è soltanto una cosa per dire non mi piace così, perché sennò sarebbe troppo stupido, va oltre, va ben oltre questa cosa. Ma voi dovete sapere che il mercato dei videogiochi è un mercato in cui i vari generi si mettono a confronto, insomma ci sono i generi che vendono di più e quelli che vendono di meno, è una battaglia costante perché agli sviluppatori, giustamente, sottolineo giustamente, vogliono guadagnare, perché tu stai a lavorare su un cazzo di gioco tutta la vita, tutti i giorni, e mi ci metto anch'io perché adesso sto lavorando io stesso sul mio videogioco e so com'è, ma già lo sapevo da tempo, quindi non è quello il problema. So bene che uno ci può guadagnare, giustamente, però qual è il problema? Se il mercato è in questo modo, cioè se il mercato è lezzo e vuole giochi del cazzo di merda, gli sviluppatori vanno a creare giochi del cazzo di merda proprio, capito? Quindi creano giochi così, che non piacciono a me. Io sono un tipo che a cui piace competere, no? Lo saprete bene, vabbè, mi seguite, suppongo, se siete qui, ovvio, mi seguite. Gioco Serious Sam così, Unreal, Quake e tutti questi giochi veloci che sono molto competitivi, che in cui insomma per riuscire a vincere non è che ti metti col culo appoggiato così e giochi, no, non basta, devi impegno, cervello, costanza e tutto il resto. Ma qual è il problema? Ognuno dice che cazzo ti frega, giochi a quelle cose e lascia vivere, no? E questo è il discorso che mi viene detto, no? Anche da quel commesso del GameStop che ad Arezzo, ma a te che ti frega, gioca al tuo, no? Tanto è. No, perché dopo un domani questi giochi non usciranno più. Sempre meno, il mercato si sta stringendo sempre di più. Io mi ricordo, perché io parlo dei tempi che, cioè 2006, 5, 6, 7, così, uscivano ancora giochi decenti. Unreal Tournament 3 è uscito nel 2007, nel 2004 è uscito tutti i 2004. Ci sono ancora, cioè c'era un mercato ancora interessato a questo genere di giochi. Adesso questo mercato sta morendo per colpa di sacchi di merda che gli piace andare in giro con l'elfo a cliccare su degli icone di merda, e io per loro non devo giocare, non devo avere vedere nuovi giochi che piacciono a me, e questo fa incazzare perché secondo me, ora non so se condividerete, ma secondo me il mondo dei videogiochi deve rimanere un mondo in cui ci sia una fascia competitiva, non è che ti puoi eliminare e spostare via quella fascia per sostituirla con cose che non richiedono un cazzo di abilità così, perché dopo a quello fa girare veramente le palle, veramente, davvero. Quindi è per quello che a me sta antipatico World of Warcraft, non tanto perché, tanto chi è che mi costringe a giocarci? Nessuno! Non ha la brata, lo ribalto, non è quello il problema è che sei lì sullo scaffale, il bambino del cazzo lì, senza palle, vuole quello, non vuole un altro gioco, poi a sua volta ne parla con gli amici e pubblicizza quel gioco, non pubblicizza quello che merita, capito? Però, comunque, io sto facendo la mia parte, con Serious Sam così, sono molto contento che, diciamo che l'80% dei giocatori sono italiani, e questo ovviamente è dovuto al canale e mi fa molto piacere, quindi io mi ci metto, insomma, in prima persona intanto per cercare di promuovere questa cosa. Poi ognuno insomma fa come meglio crede, non è quello il problema, però per me rimane un gioco di merda, veramente, ok? Perché poi il discorso di marketing, torniamo sul discorso di come funziona, loro non gliene frega proprio nulla di nulla, loro vogliono soltanto guadagnare. Ora io sono dell'idea che quando vai a creare un gioco, cioè, chiaro che ti interessa il guadagno, ma chiaro, non è che ti dico, no, il guadagno ci deve essere, giusto, perché il lavoro c'è, però ci deve essere una linea di divisione tra dire, sì, però facciamo un gioco che veramente merita, anche se magari avrò un po' di vendite in meno, ma almeno dopo è un gioco che piace a me, capito? No, loro no, loro lo fanno il gioco apposta per il mercato, così, lavorato in modo che venda e basta. Magari cosa fanno? Lavorano un sacco sul trailer, però i contenuti veri sono due stronzate, ma questo ormai è una cosa che vediamo sempre, tutti i giorni, cioè DLC e cazzate varie così, sono un continuo, capito? Ma il problema è che World of Warcraft è proprio uno slogan, hanno fatto di tutto, ora voglio farvi vedere delle cose che sono allucinanti, sono proprio veramente allucinanti, guarda, sono una cosa... Guarda, cioè World of Warcraft non è che si... Sì. Non è che si limita soltanto ai giochi, loro vogliono espandere il mercato, per espandere proprio il marchio, appunto, per fare più abbonamenti. Loro guadagnano dagli abbonamenti, dalle vendite sì, però soprattutto dagli abbonamenti, da chi continua a rimanere a giocare nel tempo, no? Quindi voi rendetevi conto, guarda,
loro fanno del commercio di questo genere. Cioè fanno innanzitutto libri così, racconti del cazzo sulla trama così, ma tanto per fare così, per cavolo. Sì, sì, si vede bene abbastanza. Tanto. Ma poi cazzate come queste, le bevande, le cose, ma vedete come? Ma quale stronzata può essere questa? Per il sangue di ma veramente, ma ci fosse per andare a fieri di una cosa del genere, veramente. Madonna ragazzi, poi guarda che lavoro, le bevande, piscio sciolto colorato, cioè, veramente. Secondo me, guarda, dopo 5 minuti di una madonna. Lo fai a spruzzo proprio, se vedi quello. È una cosa affascinante, no, sono immagini che io ho trovato senza neanche difficoltà. Uno pensa, ma sei andato a rovistare. No, cioè scrivi World of Warcraft e viene fai questa roba qui. Loro vogliono coinvolgere tutti, fare questa macchina che praticamente ristampa soldi grazie ai nerd. Allora, poi, ovviamente, visto che siamo in tema giochi di merda World of Warcraft, non posso che parlare anche del gameplay stesso. Allora, ho parlato di come mai sta danneggiando il settore che interessa a me e tutti i giocatori che hanno la mia stessa ideologia, ovvero quella di competere, di impegnarsi per essere forte ai giochi. Ho detto quello, voglio parlare del gameplay. Il gameplay è l'unico. Tantissima gente pensa che, ma il PvP, guarda che è strutturato bene e tutto il resto. Guarda, io vi assicuro che chi spende più ore a giocare, a livellare, vince. Non è che se uno è più, no, basta perderci più tempo, va bene? E nessuno può mai dimostrare il contrario, perché molti mi hanno detto, mi hanno scritto messaggi lunghissimi spiegandomi, ma tu non capisci come funziona, guarda che se lo studi bene le tecniche. Non è vero un cazzo, non è vero proprio un cazzo. Se hai qualcuno a livello 80 così ti fa il culo, anche se sei, cioè è così che funziona. Perché? Perché così facendo spendi più tempo e quindi paghi di più, è tutto un giro così. Quindi io mi chiedo quale sia proprio la forza dietro queste persone che li spinge a giocare a queste cose. Cioè non c'è nessun onore a giocare a certe cose, però c'è da dire che magari non gli interessa neppure a questi nerd, a questi ciccioni. No, non è che gli interessa fare la figura di quello che sa giocare, perché uno dice ma a me non me ne frega di competere. Bene, però sta cagando sul mercato, sta danneggiando il mercato. Sei una mosca proprio, capito? Quindi per me rimane un gioco del cazzo. Un gioco del cazzo, perché poi fanno le carte, le bevande, le cose, il gioco di da tavolo, teste stronzate, è veramente una cosa pietosa, va bene? Secondo me i giochi andrebbero venduti così come sono, in scatola, lo compri e basta, e hai tutti i contenuti sbloccati, va bene? Non è che ti devi pagare così dopo per avere delle cose in più, sono stronzate quelle. Soprattutto se si tratta di cose che ti aiutano a vincere, come parecchi free to play così. Warcraft, diciamo, è così, è soltanto una commercialata, come ben saprete, perché già se siete qui suppongo che siete d'accordo con questa cosa. Cioè è solo una commercialata senza nessun spessore, non ha spessore di valore come gioco. Cioè non è un gioco che vale, è solo una macchina di soldi per la Blizzard. È una cosa molto triste che la Blizzard ormai non fa più giochi come una volta, Starcraft e robe del genere, non ne fanno più, e secondo me non ne faranno mai più. Mai più, e sempre più sviluppatori stanno prendendo questa piega, e questo danneggia generalmente le cose. Quindi è per questo che io sono contro World of Warcraft, e ci tengo proprio a far capire al mio pubblico che le motivazioni sono ben valide. Non è che sono campate d'aria perché non mi piace come che l'orco salta come un finocchio, non è che, però quello è il meno, capito cosa voglio dire? No, veramente, se voi cercate di premere spazio, Dio, mi sfido, premete spazio, Dio. Cioè non è che sale, è proprio così, fa, sembra. No, cioè è fatto a cazzo. Io che non c'ho. È fatto a cazzo, va bene? In tutti i sensi, la grafica è orribile, anche per il 2004 era orribile. Fa schifo. È pesante, Veramente, è una cosa incredibile, poi è pesantissimo. Mi hanno detto che consuma un sacco di CPU. Vero questa cosa? Io ho visto fondere sei portatili, cioè, a casa di World of Warcraft. Mi hanno detto, più di una volta, quando avevo Ace Media, mi sono venuti i clienti, io gioco a World of Warcraft, mi fa scanti perché... Eppure ho detto, senti, te arrangi perché sei una merda. Ma pensate che, guarda, ero anche serio, guarda. Madonna, veramente, questo World of Warcraft, poi, per concludere, cioè, volevo dire anche un'altra cosa. Non è che danneggia soltanto il mondo del marketing dei giochi, perché va più in là di questo, danneggia anche la società stessa. Perché molti nerd proprio si rovinano la vita stessa. World of Warcraft è una cazzo di droga per queste persone, ovviamente per me è l'esatto contrario.
cioè preferirei proprio infilare il naso dentro la merda, quindi veramente è una cosa che non può essere considerata una droga per me o per voi, cioè se non è. Però per questi grassoni così è proprio, è una cosa che danneggia in generale la società, fa male, no? Perché queste persone veramente spendono tutta la vita davanti a questo fottuto schermo. Io stesso, molta gente dicendo, ma te stai 8 ore a sedere sempre? Mai. Io massimo, massimo 2 ore. 2 ore così, ma proprio se proprio c'ho voglia di giocare, Perché oltretutto richiede molto impegno in più, così devi stare lì concentrato, quindi il discorso, ma te falli, ma poi dopo sta nella sega, se non sto giocando lavoro, e se permettete lavoro non è che può essere considerato, ecco. Quindi queste persone si fanno male da sole, da così passano a così, oppure il contrario, da così a così, perché non mangiano, stanno ridendo, così come un dito. Ma io voglio far vedere un'immagine che diciamo che rappresenta bene questa cosa, guarda, questa è quella dell'icona, è l'icona, ci clicco io, guarda, questa immagine è la sintesi degli effetti causati da World of Warcraft. Va bene? Pane World of Warcraft. Visto che questo è un ragazzo che secondo me è proprio ad occhio, ma non una donna. Infatti non si capisce bene se è un uomo o una donna, però la sesta non saprei, però. Ma questo c'ha il culo più largo del torace. Va bene. Cioè sono fatti così un po' a baccello proprio, capito? Però non solo, ci sono quelli che si ingrinziscono, si diventano secchi così, tutti scheletrici così, schifosi. Ci sono due tipologie di nerd, quindi così è proprio, non c'è una via di mezzo, tutti così. Vabbè, sì, ci sarà chi gioca così, ma veramente sono rari. Chi gioca World of Warcraft, stai tranquillo che gioca tanto. O se non gioca tanto, diciamo che ci sei ammazzato dagli altri, insomma non vale un cazzo, insomma. Però per giocare devi essere veramente un nerd. Un nerd come si deve. E non solo, sai qual è la cosa fastidiosa? Che i nerd, quando smettono di giocare e escono così, parlo, sono livello, ho trovato questo, quell'altro, discorsi così paldosi, dei drop che hanno trovato, delle cazzate, quanto oro hanno, ma che cazzo vuoi che me ne freghi a me? È più interessante lo scontrino del bar proprio. E quelli che comprano i gold dai cinesi su internet. Sì, madonna, ci sono i gold farming lì, gli schiavi che fanno i gold, così, la frusta, madonna. È orribile, va bene, fa schifo. Io ho visto delle cose allucinanti. Metti l'altra foto, c'è la foto di quei. Allora, c'è la foto di World of Warcraft nell'anno 2030, cos'era? Ecco quella lì, sì, quella sotto il logo. No, quella sotto. Sì. Questa qui, questo è un ragazzo che sono adesso nel 2030. Giocheranno così a World of Warcraft. Guarda, con gli occhialini così, la realtà virtuale, così, chiusi nel loro mondo, così, proprio. Così, un sacco di merda. Bevi un barile così, proprio. Madonna ragazzi, ma che sei? Ma poi vedi come non si impiglia l'aria. No, veramente. E intanto, dietro questa organizzazione, dietro questo entourage di gioco, sai che faccia culo c'è che si intasca i soldi? Volete vedere la faccia di culo che si intasca i soldi di tutta questa gente, di questi 10 milioni di persone? Siete pronti a vedere la faccia fiera? È fiera, è proprio fiera. Sì, vai. Sì. Mozzonna, guarda. Oddio. Mozzonna, guarda quanto è fiero. Lezzo. Guarda quanto è lezzo. Sacco di merda. Possiamo notare gli occhi proprio soddisfatti delle cifre d'entrata. Quelli sono gli occhi che stanno leggendo gli zero sulla cifra in banca, proprio la conto così. Madonna, questo stronzo, diciamo che non è il capo di Blizzard, però è quello che promuove che si intascano una parte dei soldi dovuti a questi giochi abbonamenti. Lui è uno che spinge, che fa le interviste. Ah, io la cosa che mi piace di più di Pandaria sono i panda. Ma non lo sarei mai immaginato, guarda. Madonna, veramente. Per me perché c'hanno sotto il credo. Madonna, di schiaffi proprio a tamburo le tirerei a quello. Madonna, è una cosa inconcepibile. Schifo proprio, madonna. Ma veramente, non gli bastano mai. Non gli bastano mai. Scusa, mi sembra tanto difficile fare un gioco di merda e magari un altro come StarCraft così. No, tutta merda deve essere, che poi tra l'altro, voglio aprire un'altra parentesi, StarCraft 2, madonna ragazzi, devi essere costantemente connesso online per giocare, tanto per cominciare con tutti i giochi nuovi così. Ma non solo, se tu vuoi giocare una partita in LAN col tuo amico, con tuo PC, te non puoi senza internet, non puoi, devi avere due copie del gioco, ciascuna 50 euro. Cioè, madonna, col Brood War, il classico, ti mettevi un cazzo di computer qui,
un altro là, li connettevi con Ethernet e tu giocavi con una copia sola, tranquillamente. Capito? E invece lì non è che non solo devi essere connessa a internet, devi avere la copia originale che costa 60 euro, 59,90. Vabbè, le offerte le trovi, però costa sempre caro. Costa sempre caro, vi assicuro che meno di 30 euro non lo trovate. Dovete proprio rubarlo da qualche parte, qualche sito del cazzo, ma vi giuro, guarda, io StarCraft 2, poi, a parte che mi piace più il classico anche per discorsi di bilanciamento, ma queste sono cose personali mie, non fa schifo tanto come gameplay, ma fa schifo come strutturato, il Battle.net fa cagare, il Battle.net è una merda, è una palla al piede, da noia. Se io voglio giocare con dei miei amici, io fa conto mi gira il cazzo una sera, no? Dico, ragazzi, voglio giocare a StarCraft, venite da me. Se io non posso giocare a StarCraft senza internet, mi incazzo perché mi sta a fatica proprio connettere tutti, magari, che ne so, non c'ho internet. Scusa, se voglio giocare tipo, non so, in una sala, non puoi. Ma la Blizzard se ne sbatte i coglioni perché tanto a loro gli basta l'acquisto, non è che gli frega un cazzo, cioè se tu vedi la custodia bellina all'Euronics e la compri, l'interesse loro finisce lì, non è che va oltre quello, capito cosa voglio dire? Quindi la gente ora dovrebbe veramente farsi un esame di coscienza, non farsi infinocchiare da questi stronzi qui, va bene? È tutto qui il discorso, quindi io spero di aver reso bene l'idea, perché molti erano confusi dei motivi principali per cui mi faceva schifo sto gioco di World of Warcraft, anche perché alla fine è quello, sempre online, spendi. Per cosa? Per cosa poi alla fine? Per andare a giro a cliccare così? Perché la gente perde il tempo, proprio secondi della propria esistenza su queste stronzate. Veramente, che io ripeto, quando gioco lo gioco per un motivo proprio diverso, proprio del competere. Ora tanto è vero che proprio va oltre queste cose, va bene, perché la gente non apprezza più le competizioni. Se voi andate su YouTube e cercate, per dire, le partite dove gioca Fatality, V, Estermi, queste persone che sanno veramente giocare, riuscirete senz'altro, siccome essendo qui apprezzate anche il mio modo di dire ed esprimermi, apprezzerete anche come giocano e riusciranno proprio grazie a queste partite a trasmettervi via i valori che sono secondo me quelli dei videogiochi. Un'altra cosa che mi dà fastidio, che si vede sempre più spesso, è che il cinema e i videogiochi sono due mondi che cercano di mischiarsi. A me questa cosa mi sta sul cazzo. Cioè, gli RPG occidentali sono film, non c'è gameplay. PCX ogni tanto. Madonna, ora io, ora, veramente. Io voglio dire una cosa. Splinter Cell, vabbè, già quello, ma io voglio dire un'altra cosa. Max Payne 3. Cazzo, io, madonna, ragazzi, quando giocavo ero indeciso, ma questo è un film o un gioco? Cioè, mi interrompo ogni 10 secondi. Ogni 10 secondi, io non so chi di voi ci ha giocato. Chi è che ci ha giocato lì? A Max Payne 3, nessuno. Io. Nessuno. Bene. Perché a parte la grafica, insomma, siamo lì, è molto meglio il 2 e l'1, per dirvi. Cioè, praticamente cos'è? È un gioco che graficamente è uno spettacolo, arrivi lì, oddio che grafica. Però ogni 5 secondi ti interrompe per una scenetta che non è che è cattiva, però ti tocca il gameplay lì, ti devi fermare. Cioè, ti stai sparando, stai schivando, no? Sei lì che ti stai divertendo, dici no, ora devi vedere la scenetta, poi subito l'altra scenetta, è un continuo. Il gameplay in sé non è bruttissimo, non è, però ti interrompe troppe volte, cazzo, non è un cazzo di film, è un gioco. Perché non possiamo mettere il dialogo che ne sono in sottofondo mentre ci si muove, non sempre queste interruzioni, poi ci sono queste facilitazioni per dire mira qui, mira là, fai quello, premi questo, cioè, è veramente troppo semplificato. Quindi veramente anche questa è una cosa da dire, i giochi stanno diventando troppo mosci, sono mosci questi giochi, non vanno più bene per persone come me. Come non so chi voi gioca a livelli alti, ci sarà gente forse che. Capito? Però sta di fatto che i giochi stanno diventando così. E non è una bella cosa che i giochi che valgono devono essere sempre meno per colpa, cioè, di questi altri giochi. Fa incazzare questa cosa, veramente! Ed è quello il motivo del mio incazzamento. Va bene, ora mi prendo una pausa, qualcuno vuole dire qualcosa. Tu vuoi dire la tua riguardo a questa cosa? Cosa ne pensi di questo gioco secondo te? Cioè... Guarda, io ci ho giocato da giovane. Sì? Veramente? Sì. Non sapevo. Ci ho giocato nel senso 10 minuti. 10 minuti proprio della sedetta. No, l'ho scaricato, ci ho giocato e poi sono venuto già a cagare subito. Perché sinceramente, cioè, giochi come Warcraft, a parere mio almeno, ce ne sono almeno 5. Tutti tra l'altro sono 1000 volte superiori a Warcraft. Cioè, per dire, lo sfociare sfide a Cosmo, come si chiama lì?
E poi ma no, no, quello ma il contadino cioè è 30.000 volte meglio di questa cacata. Tra l'altro Madonna. Cioè è fatto malissimo, almeno io ho giocato sempre un paio di volte di Jump Empire, queste cose qua. Poi dopo ho scaricato World of Warcraft e mi sono reso conto che faceva alquanto schifo in confronto a quei bei giochi, cioè che io li valuto veramente come dei bei giochi quelli. D'astuzia, sì. Cioè. Madonna. Tra l'altro mi faceva cacare proprio il discorso degli orchi, di queste cazzate, cioè. Madonna, d'occo. Preferivo la morte del contadino anche nel futuro. No, perché... Hai detto che ci hai giocato 10 minuti. Aspetta. A Warcraft. Una cosa su Empiret, allora, questo è la fandita. Presente Empiret, lo conoscete, no? Il gioco di strategia con le aeree, inizia la preistoria fino a. Allora, nella preistoria. Presenti le. Se ti premi cance, ammazzi gli omini sì, quando ti servono. Il contadino quando premi cance, non è che muore. Non è quella la cosa strana, è lo strano che quando arrivi nell'era nanotecnologica fa sempre. Cioè, va bene un cavernicolo, sai? Ma. No, vabbè. Io volevo dire. Una volta mi hanno mandato via email la prova gratuita di Warcraft per una settimana. L'ho provato 10 minuti e l'ho tolto, l'ho disinstallato subito. Ma proprio cos'è questa merda? Sì. Ah, è pesante. Ma la prima versione erano 5 CD. 5! Io cosa? Un DVD? No, no! Guarda, io l'avevo installato sul mio Olidata del 2000. Guarda, guarda! Non ci aspetta! Quanto ci doveva? C'era anche uno 128 MB. Madonna. 20 giga di hard disk, insomma, no, era un bel computer. Secondo me non c'era un po'. Ma non ci partiva nemmeno. Andava così. Al minimo, eh. E poi sono reso conto che faceva schifo. No, più che altro è vista sul cazzo la malattia che era questo gioco. No, veramente. Cioè, non sopporto vedere la gente che muore. Cioè, che muore, non è che gioca, muore proprio. Non so se avete visto. È triste quel video, è molto un video virale di quel ragazzo che gli cancellano l'account. Sì. Perché comincia la sua madre, non dico per il video, cancella l'account di World of Warcraft. Questo sclera in una maniera assurda. Si infila un telecomando in culo. Quello sta male proprio. Letto così tutto indemoniato, sembra Gollum così. Sembra che abbia un peperoncino nel culo, così. Ma dopo prendete sì, prendete male. Cioè, questi sono gli effetti di questo gioco, quindi è abbastanza fatto lo schermo questo. Questo è un video virale che sicuramente molti hanno fatto un monte di video per dire. Anche Sì. Sì, remake secondo me. Io l'ho finito credo 12 volte, qualcosa del genere. Pax Payne sto parlando. Però anche qualche giocatore di League of Legends è successo qualcosa di star male o. Oh, voglia! Io ho tutti i miei amici che sono su League of Legends. Trovatemi qualcuno, guarda, trovatemi qualcuno che è morto giocando al gioco che gioco io, non ce n'è uno! Morto magari di invidia perché gli faceva un culo così. Oltre a quello no però. State sicuri che uno che gioca così non sta tutto grasso, diabete, colesterolo. No, è tutto così attivo, e gioca così, concentrato, capito? Quindi sicuramente non troverete un solo articolo nella rete di qualcuno che è schiantato giocando un solo Unreal Tournament. Non esiste. Anche solo lo sforzo del cervello e del mouse per i riflessi. Consumi, vedi, io proprio c'ho la tartaruga da quanto gioco, madonna. Cioè, non vado neanche in palestra, ne vado orgoglioso. Madonna! Su tunna pure spiego uno il capo così collo così se voglio perché beh no cioè basta no? Non essere sacchi di merda cioè ti Leonardo cosa pensi di World of Warcraft l'ho visto l'ho visto e proprio non è per niente invece te ci giochereste se detto Warcraft 2 provai no? Sì il 2 era, quello lì era abbastanza carino poi però come hai detto te un po' si sciupava sì tipo madonna è si è tuffato nella fogna direttamente questo gioco veramente io non so veramente che se avete, voi magari avete avuto un modo di giocarci a World of Warcraft qua, anch'io l'ho provato, non è che dico non l'ho provato giustamente, ma fa così schifo che non mi viene proprio perché piace, come mai piace, cioè,
spiegatemelo veramente, non c'è. Boh. Sono forse livelli da salire, così. No, veramente, è una cosa incredibile. Però vi voglio anche consigliare qualcosa. A chi è interessato a questo genere di giochi? Un gioco che vi posso consigliare, veramente, e potete stare tranquilli, ma tranquilli che quando io consiglio un gioco è bello, veramente. È Sacred Edizione Oro, è un gioco che vale veramente. L'ho preso su Amazon. Guarda, costa 9 euro, costa 10 euro, guarda, ne vale 10 volte tanto, è un gioco che io tuttora mi diverto a giochicchiacci così. Il PvP, cioè vedi uno lo può ammazzare tranquillamente subito. Poi i livelli proprio sono tra l'altro 216 sono. Ma, e poi appunto anche gente che è più bassa di te se sei bravo, capito? Quindi è tutto da provare, infatti. Siccome io sono una persona che non gioca ai GDR, proprio non ci gioca, non gioca neanche. Però quello mi piace perché è fatto bene, è fatto come si deve. Un'altra cosa che mi piace di Sacred è che se tu alleni il tuo PG, il giocatore singolo, lo puoi successivamente esportare e utilizzare in multiplayer. Quindi te lo fai come ti pare. Massimo, e poi lo porti nel multiplayer, cioè sono cose tutte unite, capito? Ed è fatto molto bene. Poi ci sono oggetti molto rari, non c'è il premium, non c'è queste cazzate così. Puoi giocare anche in LAN, cioè la mappa è enorme così, ci sono 8 classi. Vi garantisco che se c'è un gioco che vi piace, perché è giusto che ci sono anche casual game, ma quello è un gioco che a me piace, per dire, è fatto bene, capito? Anche se devo giocare single player mi piace. Però World of Warcraft, cioè, dai, non esiste. A parte la grafica fa cagare, ma tutto, schifo proprio. Cioè, vedi un pianerottolo piatto così, se e mi tratta così, basta. Con qualche torre così del cazzo. E poi dopo è bello che quella faccia di merda nell'intervista diceva no, ma te non ti rendi conto del lavoro che c'è, ho capito, ma oh, un modello così te lo faccio in 15 minuti. 100.000 euro al mese prendo. Madonna, ma quello che prenderà qualche miliardo al mese. No, ma poi se pensi alle grafiche dei grandi giochi, Oblivion, Skyrim, ok? Skyrim. Telefono, Madonna. Madonna. È un film il gioco, no? Infatti la grafica è lo stesso, ugualmente. La grafica non fa il gioco, esatto. Tutto, non è che fa il gioco, diciamo. Capito? Parlando di grafica ovviamente. Sì, sì, ma la grafica diciamo, non è che se un gioco c'ha soltanto una bella grafica la bello, assolutamente. Non è così che funziona. È un po' però possiamo. Ci sono delle buone notizie comunque. Questo summit era anche per dirvi, per spiegare bene sia a voi che a YouTube che seguono giochi di merda, i motivi per cui World of Warcraft va considerato una minaccia, va bene? Ma c'è da chiudere su una nota positiva, va bene? E allora parlerò anche di Luca un po', ok? La nota positiva è che questi stronzi stanno cominciando a cedere un po', eh? Cioè, le fondamenta si stanno un po' crollando piano piano. Le vendite sono calate tantissimo con quest'ultima espansione. Vi voglio far vedere un'altra immagine delle vendite che stanno andando non tanto bene per loro. Pensate che, come vedete dalla grafica, vediamo che The Burning Crusade, cioè anche lì è andata bene, Wrath of the Lich King, e poi Cataclysm. Cioè, la gente si è rotti i coglioni. Le palle erano qui e ora sono giù. Perché la gente non ce la fa più a sopportare queste stronzate. Il bello è che questa grafica non è aggiornata. Come vedete non c'è Pandaria, perché Pandaria è uscita poco fa, non c'è. Però fate conto, qui siamo a milioni di vendite. Poi però gli abbonamenti sono molto, qui sono 10 milioni. Allora, adesso Pandaria diciamo che è scesa... Siamo qua, cioè è scesa molto sotto, quindi questi stronzi stanno cedendo alla fine. Mi fa molto piacere questa cosa, oltre al fatto perché è dovuto principalmente al gioco che sta invecchiando, cioè io non sto dicendo che grazie a due video si possa ribaltare la cosa, però piano piano insomma la differenza si può fare, capito? E già la gente si sta rendendo conto che si stanno facendo prendere per il culo e non ce la fanno più, la pazienza poi finisce, cioè persino i più nerd si rompono le palle alla fine a giocare a queste stronzate e si rendono conto anche grazie a altri giochi come Diablo, che sono proprio Diablo, è proprio della serie ti prendo per il culo proprio, e quindi già da lì dicono ah oh, è vero, ma in effetti anche World of Warcraft, capito? E quindi la cosa si trasmette un po', le vendite vanno a maiali. E io sono contento di questa cosa, sono contento che le vendite sono andate male questa volta, perché Pandaria secondo me sarà l'ultima espansione, sarà l'ultima perché ormai è morto così, però veramente è un gioco di merda, sono contento che sta andando male, capito? Quindi questa è la nota positiva, che cioè diciamo che fino ad ora
pensate che ogni espansione che usciva raddoppiavano le vendite, cioè andava sempre meglio, cioè, capito? Non è che andava peggio, andava così, invece era sta andando così. E questa è una cosa positiva. Ok? E niente. Non so, ma voi a Lucca, chi è che verrà a Lucca Comics? Noi. Madonna, tutti i giorni. Diversi. Diversi, tutti i giorni. Noi tutti. L'albergo dove avete trovato? Una beata di voi. Noi siamo vicini, quindi sono avanti. Ah, Madonna. È storico. Ah, a proposito, io volevo sapere, ragazzi, dove venite? Cioè, so che alcuni sono da Venezia. Poi noi siamo di Empoli, da Verona. Io dall'Umbria. Sì, te eri anche ad Arezzo. Sì, ci siamo. Arezzo. Madonna. Il posto dei mari. Sì. Madonna. Firenze. Firenze ci vado spesso, lavoravo a Firenze io. Andavo a lavorare lì così. Madonna. L'altro, la lì è morta? Vabbè, sì. Niente. No, benissimo. Allora, io veramente apprezzo la vostra partecipazione e la cosa che mi piace è che questo canale sta prendendo sempre più visualizzazioni, quindi quello che io dirò dopo acquisterà sempre più importanza, più che importanza, visibilità. Il canale è un modo di lanciare messaggi, capito? Quindi se noi ci sta sulle palle qualcosa, possiamo anche denunciarla, dirla, capito? E lo stesso discorso vale per tutte le cose che mi danno noia, di cui parlerò nei video prossimi. E poi comunque questa cosa, questo video di giochi di merda non finisce qui, continua a Lucca, perché a Lucca, madonna, c'è proprio la riunione dei nerd, c'è la riunione dei grassoni, va bene? C'è la, vedete quello con la trippa grasso, con la cucina sicuro. Quest'anno ci saranno quelli di Melagodo, che sono proprio l'essenza del caso di genere. Non vi rendete conto, ci saranno i ciccioni, ci saranno i grassoni, c'è proprio lo stand apposta. A Lucca Comics and Games quest'anno, veramente una cosa. Io ho letto il programma, ho letto proprio, ho visto la mappa così, stavo scorrendo così per cerciare un po' cosa c'era. Poi, madonna, l'elenco c'è scritto World of Warcraft, proprio, non so, scambio di cos'era, non ricordo bene. Ci sono i nerd, insomma, quindi noi andremo lì. Game Trade, io non so chi è che sa cos'è il Game Trade, che cazzo è? Game Trade, sanno, ma si vendono i PC, si vendono le armaturine così, si vendono proprio le palle, si vendono. Cosa vendono? Insomma, merdano lì. Ma si comprassero loro un cervello. Ok, andremo a fargli visita. Mi sembra doveroso proprio, cioè dai, facciamo visita a questi poteri nerd, vediamo un po' come sono messi. Inoltre, non è finita qui, ci sarà anche un'altra tappa molto molto importante. Molto importante. Proprio non indifferente proprio. GameStop! Madonna ragazzi! Allora, non so se conoscete, forse lo conoscerete, ma Video Games Party, chi è che non conosce Video Games Party? Io. Lezzi. Loro sono schiavi di GameStop, sono una sottocategoria di GameStop. Pensate che io non lo sapevo questa cosa, non lo sapevo. Inizialmente vidi questo sito e dissi, ma proviamo un po' a proporre qualcosa. Loro non mi cacarono e dice, ma non mi cacano, cioè sa motivo. Poi ho scoperto il perché. Lavoravano per GameStop e io ho sfruttato GameStop, perché, giustamente, quindi è ovvio. Ma non è quello il punto è questi stronzi mi volevano denunciare. Denunciare per aver detto che il loro servizio puzza, fa schifo. Cioè per aver espresso un'opinione su YouTube. Volevano denunciarmi, pensate che mi hanno inviato dei messaggi di minaccia tramite Facebook. Mi hanno telefonato all'ufficio di Ace Media più di una volta. La prima mi hanno inviato lo schiavo a dire, ah sì Zeb, io a me non me ne frega niente, ma ti consiglio di levare il video perché potrebbe creare problemi. C'era uno schiavo. Io ho detto, ma lisciami le mele, lisciami le mele proprio subito. L'ho riattaccato, oh, tempo 5 minuti, mi chiama un altro, mi fa, oh, ma tu non sai con chi ha a che fare, un'altra voce? Magari in campo reparto. Era, sai chi era? Era il responsabile del marketing in Italia. Ora il nome non mi viene, ma lo pubblicherò nel video, perché lo vuole fare un culo così. Lui vuole denunciarmi? Ah sì? Vuoi denunciare me? Madonna, se stai guardando questo video vuoi denunciare me? Allora, prima cosa, io non ho violato nessuna legge, perché scusa, le cose che dico io sono condivise da tutti. Cioè io non sto dicendo che ammazzate bambini, non sto dicendo che spacciate droga, non sto dicendo che sa cosa. Sto dicendo una cosa che si può confermare proprio... È una cosa vera, va bene? Condivisa da tutti. Da tutti, cazzo! Trovami uno che non è d'accordo, che non sia del vostro staff. Cioè, cosa cazzo denuncia? Denuncia questo! Noi, a Lucca Comics,
andremo un po' a vedere questo Video Games Party, che faranno tornei del cazzo su Halo Reach. Halo Reach, queste cazzate. Insomma, non ci sarà neanche un mouse e tastiera per farvi capire un po'. Cioè, io non è che disprezzo chi usa joystick, lo uso anch'io. Anch'io mi diverto a giocare a Halo come l'altro giorno, è divertentissimo così, ma non è che vado a fare un torneo! Un torneo proprio! Ma che cazzo è? Io l'Xbox ci gioco per divertirmi e basta, non ci gioco per competere, gioco per scazzarmi, e mi piace pure. Mi piace Halo, solo. Però chi lo considera serio, facciamo un torneo di Halo, è un coglione. Il torneo non lo fai di Halo, lo fai su qualcos'altro, cazzo. Cioè è ridicolo, è un torneo ridicolo. E poi sapete qual è il bello? Che i premi sono di merda, i premi sono tipo un gioco così, un pad, non so, un pad, un tappetino del mouse, del cazzo così. Cioè loro che sono ricchi finiti danno questi premi del cazzo, e in cambio c'è un giro di soldi con gli sponsor di migliaia di euro. Cioè vi rendete conto che per mettere un logo davanti al culo gli danno 10.000 euro così? Cioè di quei 10.000 euro date 100 euro che vinci, no, un premio di merda. Capite la mentalità che c'è dietro? Votirchi marci, capito? E questa non è diffamazione, lo so che può dar fastidio, mi darà fastidio, ma la verità è così, basta, va bene? Non mi frega un cazzo. E se questi devono denunciare me, dovranno passare per tanti guai, perché non sarà facile vincere una causa se dovessero andare avanti con questa cosa. A me non mi frega un cazzo, non mi fanno paura per nulla. Avvocato, mi disse, noi abbiamo l'avvocato flat, non ci costa nulla, e abbiamo l'avvocato già pagato, tu non ti rendi conto, così, minacciavano proprio, capito? Per aver detto delle cose, proprio per aver detto che non conveniva il ritiro dell'usato. Il ritiro dell'usato fa schifo. Fa schifo, cioè questo è un dato di fatto. Cioè, io vidi Skyrim usato a 40 euro, qualcosa tipo 40 euro. Cioè, una cosa assurda. Tu, il GameStop, lo sai? Allora, mi hanno fregato, il GameStop, lo dirò. Mi hanno fregato, io ho fatto, conoscete Console Protection? È una protezione della console che ti aggiungi dei soldi. Ho comprato una nuova Xbox, lo Slim, 200 euro più 24 euro, mi hanno detto, per aggiungere la garanzia per altri 2 anni. Ora che è successo? Io mi hanno detto di andare a registrare la garanzia sul sito, sul loro sito. Io ho registrato tutto, tornava tutto. Mi hanno detto vi manderò un'email sul metodo email. Sono andato a vedere, niente. Allora l'ho chiamato e ho detto no, c'è un problema. Ah, noi non possiamo farci nulla, se devi chiamare il numero, noi devi fare online, tutta la situazione. Io comunque l'ho presa in tasca, ho perso questi 24 euro. Chissà quanta altra gente ha perso altri soldi. Sì, spillano dove possono, loro spillano e basta. Dicono fai la garanzia di questo, di questo cazzo qua. Capito cosa voglio dire? Sarà così. Che uno ora prende un gioco, lo tira per terra, fa una garanzia di un euro e... Ma andiamo, ma che cazzo vuol dire, guarda, tutto un cazzo di marketing di merda. E come tu, sai che il bello che non è la prima volta, cioè, se qualcuno di rilievo parla male di GameStop, loro fanno passare per diffamazione, per l'articolo 594, 5 mi sembra, insomma, loro marciano su questo comma della legge per denunciare, mettere i bastoni tra le ruote a chiunque tenta di criticare il loro modo di fare. Questa è una cosa vergognosa, vergognosa, che è destinata a portarli alla rovina. Questo modo di trattare anche i dipendenti stessi, sono tutti sottopagati, ma non lo dico io, lo dicono sì, i dipendenti stessi. Conoscete anche io dei dipendenti. Cioè, capito cosa voglio dire? Queste sono cose vergognose. Quindi GameStop a lungo andare è destinato a fallire, che gli piaccia o meno. Quindi questi signori, è inutile che vengano da me a dire, a minacciarmi, a intimidirmi con le chiamate, così, perché vi faccio un culo così, vi faccio un culo così. Va bene? Ma veramente? Ma no, io e chi la pensa come me, che sono in diversi, state tranquilli che sono più di voi, stronzi che siete lì in cima a prendere soldi su queste stronzate, va bene? Cioè io non posso vedere un gioco usato a 50 euro, 40 euro, così, cos'è? Fa schifo, cioè è vero che nessuno mi costringe di comprarlo, però permettetemi di dirvi che fa schifo. Fa molto schifo, cioè, dai. Ma poi, esiste. Per non parlare che se te porti un tuo gioco nuovo, te lo valutano 10 euro. Esatto, sì. Io è proprio questo che criticavo. Lo rivendono a 10. Perché se tu non esiste che io ti porto il gioco, io ti porto questo. Io ti porto il gioco, capito? Tu mi dai 2 euro. Vabbè, mi dai 2 euro, però dopo non esiste che lo rivendi a 30, perché vuol dire che mi hai preso per il culo. Se io te lo rivendo a 2, te lo puoi vendere a 10, già sei un coglione. Ma se me lo vendi a 35, cioè abbi pazienza, sei un coglione. Cioè, tu non mi puoi dare 2 euro per un gioco così. Zeb, guarda, adesso dico quello che è successo a me, no? Allora, io una volta gli ho portato 2 giochi della PS3 nuovi, Madonna! Proprio, uno era Monopoly e uno PES 2011, no?
Monopoly mi volevano dare 8 euro. Costava tipo 30 euro così, no? PES 2011, sai quanto mi volevano dare? 50 centesimi! Cosa? 50? Ma vero! E poi non è finita qui, non è finita! Cioè, ma io gli ho detto, ma scusa, ma che mi prendi in giro? Dice, ma perché qua, mo per questo qua, ma è vecchio, lo vendiamo a 3 euro, 5 euro. Ma se sono andato lì a guardare sullo scaffale, c'era 25 euro. Madonna, guarda, vale di più lo spazio che occupa nel cestino, secondo me. Il joystick. Costa di più smantillo che via vendo. Madonna, ragazzi. Infatti non gli ho dato niente, basta non ho io. Maccio proprio, non è possibile questa cosa. 50 centesimi. Madonna, preferisco buttare il canale e vederli cascare in un fosso, in un tombino. Madonna, ragazzi. Ma con più coraggio di chiederli poi. Poi un'altra cosa. Un'altra cosa, questa è bellissima. Allora, GameStop, oddio. Quando i prezzi è tra pochetto, io credo che siccome sono una multinazionale, vale un po' per tutti i negozi, il prezzo finisce sempre in 98. 98! Non è che 99, 8, proprio. Perché? Perché? Ma chi pensi di prendere in giro? Non è che dico 98 là e costa meno. Ma poi è bello, sai cos'è? Che hanno il coraggio di dire, ma li vuoi i 2 centesimi? Li vuoi, no? È vero? Sì, sì. Ma manco lo dico, non te li danno direttamente. Ma che sto... Cosa hanno? Non te li danno nemmeno! Mi sei dovuto chiedere questo. Schifo, cioè non solo mettono 98, ma non te li danno nemmeno più 2 centesimi. Vabbè, quello che piega sul cielo il cazzo. No, ho capito, ma oh, ma poi cioè, siamo. Diciamo, ragazzi, voi avete il culo sudicio. Allora, perché voi denunciate e minacciate? Ve lo dico io per voi, lo sapete già. Perché avete il culo sudicio. Quando il culo è sudicio, partono le minacce, guarda che. Perché c'è il culo sudicio, va bene? Tutto lì. Se tu fossi, se voi fossi un'azienda seria, competitiva, non ci sarebbe bisogno di denunciarmi, basterebbe dimostrare il contrario di quello che dico. Sarebbe facile, no? Dice no, io ce denuncio, cancella il video. Madonna, ma che cazzo è? Fate schifo, siete pietosi, guarda, mi fate pietà veramente, poverini, madonna, poverini, guarda. Poverini, madonna, oh. Devo stare zitto per voi, se no vi rovino, ma andate a cacare, voi è World of Warcraft. Voi questi giochi di merda con cui voi marciate, un gioco magari lo importate a 6 euro e lo vendete a 70, capito? Loro fanno questa cosa qua. Il gioco parte da qui, arriva qui, costa 10, parte qui, arriva lì, non è che costa 20, costa 70, perché c'è uno stronzo qua in mezzo che deve prendere un sacco di soldi per forza, non è contento, capito? In Italia funziona così un po' per tutto, ma per i giochi è qualcosa di incredibile, capito? Ti dirò. Il joystick l'avevo preso lì al GameStop proprio, mi si è rotto, sono andato lì a portarglielo e gli ho detto, la garanzia, tanto c'ha quello. Scontrino ce l'avevi? Sì, ce l'avevo, mi ha detto, no, noi dopo un mese non ce ne occupiamo più della garanzia dei joystick della PlayStation 3, devi telefonare a Sony. Ah sì, perché a Sony sicuramente ti prenderà incontro. E non solo, poi sono andato lì che c'era bello il cartellone di Pandaria, Alexo, no? Madonna, tutto così, proprio per escecare. In 3D poi! Ma io questo volevo comprarlo per avere la copia fisica. Cioè, avete visto il sistema HD? Cosa? Cos'è? Si mangia? No! Che stop di Careggio! Mamma mia! Cioè, dai, è proprio maccio, è maccio. Ma io sono convinto che a lungo andare si renderanno conto. Cioè, il pubblico quando crescerà la consapevolezza. Io sono contento di arrivare a tanti iscritti proprio per poter smerdare queste merde. Perché finché uno può anche essere anche più in gamba di me a fare un video per bene, ma se non viene visto, non viene visto. Ma se non viene visto, basta, che io sono in tasca. Perché dopo si crea un movimento, si crea proprio una consapevolezza collettiva di queste cose, li tiriamo in tasca. Si parte da tipo dall'Italia e si espande, che c'è la gente incazzata e basta, capito? GameStop e questo cazzo di Blizzard e tutto il resto, va bene? Cioè è una cosa che io tengo proprio a lanciare, è un messaggio che secondo me va promosso, va proprio sparso il più possibile, capito? E a Lucca io continuerò proprio ad andare in giro, a parlare anche con altra gente che sarà lì, che oggi ovviamente a Bibbiena, ora è già tanto che siamo, guarda, io non me l'aspettavo, mi fa veramente molto piacere, non me l'aspettavo veramente. Vi ringrazio veramente per essere venuti, ma sembra banale, ma veramente non è detto così. Quando io dico una cosa, avete presente la gente che dice sempre grazie? Io i grazie non li dico mai, però quando li dico sono sinceri, guarda. Quindi niente, mi fa molto piacere tutto qui, insomma. E noi, io a Lucca sarò lì tutti i giorni ad andare in giro a parlare con chi ci sarà. Ora, ripeto, come ho detto all'inizio, non so, io mi ero quasi messo d'accordo con uno stand, ma poi non mi hanno più risposto perché mi sa che hanno annullato il loro stand. C'era uno stand che si chiamava
hardcore gaming, ma mi sa che non c'è più, l'hanno rimosso, non so perché, non me lo chiedete, però boh, quest'anno non so se giocherò a niente, però sarò lì, quindi si riprenderà, andremo a punzecchiare Video Games Party, insomma, perché sai qual è, sai perché? Perché ci sarà lo stesso tizio che mi ha mandato il messaggio intimidatorio. Voglio andare lì, madonna, dire madonna! Ma veramente, questo schifoso, eh? E sicuramente non sarò solo, quindi questa cosa mi farà molto piacere, andare lì a fargli il culo, capito? È una cosa a cui ci tengo particolarmente, perché a me le minacce veramente mi danno fastidio, soprattutto quando dico cose giuste, cioè non è che ho detto una cosa, capito? E inoltre, certamente ci sono i nerd di World of Warcraft lì, tutti schifosi, anche lì ci sarà da divertirsi. E poi oltre a questo, a Luca Comics, lo sapete, insomma, è pieno di... è tipo un punto di raduno per appassionati di videogiochi, YouTube, così, insomma c'è di tutto, cosplay, gente vestita, è bello, insomma, mi diverto, l'anno scorso ho partecipato, mi sono divertito, ho incontrato un sacco di persone, insomma, mi ha fatto piacere, quindi io vado più che altro per incontrare chi mi conosce, poi insomma, mi fa piacere, e grazie allo sponsor, ripeto, perché veramente... Game Hosting, grazie a loro sono riuscito a acquistare una videocamera nuova in modo da poter girare i video con una qualità maggiore, quindi è una cosa positiva questa, perché anche le aziende si rendono conto che qui c'è un po' da investirci, diciamo, perché alla fine fanno anche dei server, io a Series Sam, per dire, ho aperto due server, ce l'ho ancora, vanno tutti a 30 ping, a Bibbiena, cioè a Bibbiena io, guarda, più di 80-90 meno non sono riuscito a prendere, però con loro diciamo che fanno i server, cioè se qualcuno vuole un server uno dirà ah, ma devo spendere 30 euro, no, con 5 euro apri un server, 5 euro e qualcosa, apri un server per un mese su qualsiasi gioco, qualsiasi, dite io lo voglio su questo, lo fanno subito, il giorno stesso, inoltre anche l'assistenza tecnica, tipo ieri sera avevi problemi così, dopo la sera stessa alle 9 tutto andava così, quindi insomma, non per dire, ma cioè, figurati se io rappresenta, cioè, io non è che decido di rappresentare un'azienda così a cazzo, è una cosa che effettivamente vale la pena, perché io ho visto, cazzo, i server costano da fare schifo, costano tutti 20 euro, 30 minimo così, e quindi boh, è una soluzione abbastanza valida, perché figuratevi se io poi vado a fare pubblicità a gente del cazzo, cioè, per esempio se GameStop dice ma vi paghiamo un milione, io lo rifiuterei, guarda, subito. Alla faccia di chi dice che mi interessano i soldi, guarda, se domani arriva papà dice guarda da 1 milione di euro, non dire nulla, no, guarda, li sputtano anche su quello, guarda, se me lo dicono, guarda, provare per credere, perché guarda, e non è un discorso di, è un discorso di valori, a me non mi interessano i soldi in sé per sé, mi interessa proprio lanciare certi messaggi e basta, se poi ci guadagno meglio, è tutto qui, però io non è che mi svincolo perché c'è da guadagnarci, è quello che volevo farvi capire. Insomma, chi mi conosce lo sa, è tutto qui. Quindi, insomma, grazie a loro potrò essere lì, perché io veramente ero incazzato, dicevo, ma io veramente con i soldi, a parte la partnership, no? Tutti pensano che io sia ricco, ma invece non è affatto vero. Quindi, la gente dava per scontato che io non volevo spendere per andare a Lucca perché non volevo, ma non è che non volevo, è che tra albergo, l'entrata sono 80 euro per 4 giorni, l'entrata. Cioè, 10 per 2, 4 giorni sono 80. L'albergo sono sui 300, e il treno sarà 50 euro, il mangiare non è che mangio, cioè nel senso, mangio anche parecchio. Quindi cioè, la spesa c'è, io se devo spendere 400 qualcosa euro, non è che ci ho così pronti da spendere, capito cosa voglio dire? E grazie a loro sono lì, e quindi non può che essere una cosa positiva. E niente, detto questo, volete dire qualcosa? Io non ci sarò. Lui vuoi anticipare quello che hai in programma tu? No, io non vengo semplicemente perché ho fatto varie spese. Sì, sono... sì, vuoi raccontare un po' di quello che stai facendo tu, il tuo canale? Perché anche. Sì, sto facendo varie spese, ho fatto il microfono esterno, il fondo verde, insomma, poi mi sono messo a ritrovare tutto, ho fatto lo studio per fare i video, quindi diciamo che no money, no Luca Party. Quindi non ci sarò. No, comunque sia, in compenso però sta lavorando su dei video nuovi sul canale Mr. Hammond Official, molti lo conosceranno già, no? È un canale socio con Ischamer e tutto, è lì, madonna, io non vedo l'ora per iniziare la rubrica! La rubrica farà rodere, vedo.
pochettino, ma anche questi tizi di GameStop e questa gente qua che... Non vedo l'ora, perché anche lì poi... anche se sei un fanatico della qualità, guardate, una videocamera, madonna, da sogno, tela verde, tutto lo studio proprio televisivo, non a caso, partirà, se lo vuoi dire, se no... Cosa? Il TG Award. Sì, erano un momento di fare, sì, sono piuttosto malato dalla tecnologia e soprattutto dalla qualità, perché, cioè, per dire, io i YouTube lo seguo, no? Cioè, a differenza, i video vecchi, io credo di non averli visti manco uno, mi guardo solo i video in HD in poi, perché proprio non mi garba vedere il video... con la qualità di merda e un audio di merda, cioè non riesco a sopportare, è lezzo. Non mi gusta, diciamolo, invece lo vedo tipo me video, no? Sono simpatici, dai, sono sì, simpatici, ma i tuoi in compenso sono un fatto di simpatia, di ironia, che li guardo proprio per quello. Se poi avessero tutte e due le cose sarebbe ancora meglio, sarebbe ancora meglio. Che cazzo, no? Che io avverrà con questa nuova videocamera, quella che la scarica, dov'è? Io uso sempre questa per i giochi di merda. Questo sì. La batteria dura 40 minuti, 50. Avete. Quanto è durata? Cioè, avete visto ora? 32 minuti così. Io tutti gli episodi in World of Tanks, tutti gli episodi da 2011 in poi sono tutti girati con questa. C'ha 4 giga di spazio, Cioè, rendete conto, io avessi soldi, va, questo lo tirerei dalla finestra. Questo per dire, per smentire il fatto che dico, ma Zerko sei ricco, dove? Non è che se io avevo un'attività, un negozio mio, Ismedia, cioè io pagavo l'affitto, cioè guadagnavo, ma quello che guadagnavo spendevo, non è che io guadagnavo come un assassino, guadagnavo e spendevo. I soldi entravano, uscivano, come tutte le persone. Non è che c'era un intascamento di soldi, c'era un guadagno e una spesa successiva, come tutte le attività. Anche perché l'Italia queste cose ti mangia. Sì, ma di questo parleremo in un'altra, cioè, una... Comunque, niente, è così, il fatto sta che se ci saranno altri sponsor, tanto meglio, perché vorrà dire continuare quello che faccio, insomma, sempre meno. Finito? Ok, abbiamo finito tutte le schede. Siamo arrivati agli sgoccioli, non c'è più niente. No, vabbè. Tirati fuori i cellulari. Il mio purtroppo durava 20 minuti. Io ho il portatile, quindi posso fare i pronti, cioè se volete io ho il portatile e c'è il lettore di schermo. Potete passare la roba qua dopo? Sì. Sarà pegando, vai. Quindi se vi riprendete, guarda, vi metteranno i crediti dopo, mi mandate i vostri nomi, dopo vi metteranno i ringraziamenti, tutti, comunque. Chi vuole essere ringraziato mi mandare... Mandatemi un messaggio su Facebook, sulla pagina ufficiale Zebri, io lo leggo, anche se le leggo, se volete, chi vuole essere ringraziato. A Zeb, l'altra volta te l'ho mandato i video, no? Quelli del 6 luglio. Sì. Il problema è che adesso, cioè, lo sai che uso per navigare sulla chiavetta della team. Sì. Prima c'avevo l'offerta di ore mensili, quindi non era un problema, no? Caricare il video. Adesso invece sti lezzi hanno messo 10 giga al mese. Ma con 10 giga al mese me ce pulisco il culo. Sì. Mo c'è tutti sti video pesano 4 giga, perché a memoria sta a finì, quindi. Tipo connessione di un cellulare. Sì. Ma poi 25 euro o se finisco 10 giga gli ho caricato subito 25 euro proprio. Cercano di offrire un servizio che non posso ancora. No, ho caricato la settimana scorsa, già ne sono rimasti due. Ma che ci combino? L'ho tolto dopo un giorno. Perché ho finito un giorno. Roba da matti. Mamma mia. Il problema è che io non posso il modem, ma quello è un problema a parte. Insomma, io volevo dire anche, vabbè. Insomma, World of Warcraft è sempre un gioco di merda. Chiuso. Niente, volevo dirvi anche che per quanto riguarda Serious Sam, sto lavorando attualmente con il Crow Team, con la ditta che crea Serious Sam, sto lavorando sia come tester che come direttore del comparto multiplayer. Ho fatto delle mappe anche che adesso pubblicherò, vi prometto che verranno pubblicate prima della fine dell'anno. Per Serious Sam 4 vi preannuncio che verrà tradotto in italiano da me. Il gioco tradotto in italiano da me. Bello. Dove ce n'è bisogno, anche perché hanno fatto qualche errore anche di traduzione per il pre, qualche cosa. E mi occuperò della traduzione. Se ti sento. Il 4 è in uscita. Non posso rilevare le informazioni che succede. Si può dire. Allora, se si fa il tempo ci sarà la musica.
Sì. Disco? Forse ci sarà. Disco Amort, no, nelle mappe, quelle che avevi fatto. Sì. Forse ci sarà un pezzettino sì, di musica che ho scritto io. Sì, per la mappa conterrà la musica della sua banda che si chiama Gorga Nera, un gruppo metal che diciamo che la sua musica si addice molto allo stile di Sepius Sam, quindi abbiamo adattato parte della canzone per una mappa del Deathmatch che veramente suona molto bene, l'ho adattata, ci sta perfetto. Niente, saranno gratuite, tra parentesi, non ci sarà da pagare niente per chi ha Sepius Sam, però dovete aver comprato il gioco, però sono gratuite. Ho comprato tutti i fatti. È un DLC gratuito, sì. Ho deciso di farlo gratuito. Niente, sto lavorando anche su un mio videogioco, che non posso dire, non dico nient'altro, però vi dico solo che ci sto lavorando e niente, va avanti così per ora. Avrete più aggiornamenti quando arrivo a un livello, quando sono in grado proprio di farvi vedere un bel po' di cose, non due cazzate, capito? Voglio. Con quale giai? Siamo indecisi tra Unreal Engine 3 e Unity 3D. L'Unreal mi sa che è più adatto. Sì, infatti sì, fare l'ideale Unity, meglio Unreal. Rischi di avere perdite di FPS troppo. Unity è anche un po'. Ma a quello ci penso. Cioè, molto. Pesa troppo di CPU, visto che ormai andiamo di shader. Eventualmente cercherei. Dicevo. Io. Troppo pesante, ancora nel mercato. Che è appunto sì. Per adesso io penso di optare per un G3, un Editor. Sì. Comunque vabbè. Il nuovo Nexus l'hai provato? Nexus è troppo pesante, è un gioco di merda, pesantissimo. A me non mi piace da nulla. Se metti la grafia al minimo ti distrae un po' meno. Cioè secondo me è un ottimo passo avanti perché è molto simile a Quake è un gioco recente. Il genere è quello. Sì, cioè è abbastanza positivo. Ce l'ho, cioè, non è il top, però è un ottimo arrivo. Ma non diciamo so che se è sicuramente bene di quello che ho quello. Non so se hai visto l'uno di Nexus, perché è un progetto open source. No. Cioè praticamente è un remake del vecchio Nexus che era open source. L'hanno comprato e ora. Comunque. Ragazzi, veramente vi ringrazio per essere venuti qua, io adesso insomma avrei un giusto po' di fame. Madonna! Tu hai sempre fame. Sempre fame. Ma nessuno riprende. Guarda, se posso dirtelo, io oggi per venire qua ho saltato il pranzo. Madonna. Però non c'ho tanta fame. No, ma gioco qua. Nessuna la telecamera, c'ho io questa. Sto salvando quello filmato. C'ho questa, ma la batteria è praticamente quasi finita, una tacchetta c'è rimasta. Ok, uno va. Chiama la tacchetta. Va bene. Niente. Non ce l'ha la web per questo portale. Noi. Se lo sapevo portavo. Cioè, insomma, sì. Ok, vai. Se sapevo che non sa. Ah, si vede bene che portavo la telecamera per le cose. Va bene, io cioè, la web dire che è un filo. Capito? Anche se poi dove si appoggia. Insomma, chi viene verrà Luca mi incontrerà lì così andremo a raspare anche da quei stronzi. Più che altro una cosa che manca molto secondo me è proprio qualcosa di riferimento per incontri a giocatori. Esiste l'ESL, ma fa cagare, cioè ma certi non ha un senso. No, ma a parte quello trattano dei giochi veramente squalidi ora. Invece, una volta era valido, ora. C'è solo Starcraft 2 di valido e Quake Live, basta, c'è altro. Hanno tolto tutti, hanno tolto tante cose. Comunque sì. Cioè purtroppo la gente. Io se avessi i giusti finanziamenti, farei una cosa tutta mia, soltanto che ora adesso è fuori questione. Sto vedendo in questi mesi di collaborare con aziende, mi ci sto mettendo proprio e gli esiti sembrano essere positivi, soltanto che devo continuare comunque a fare video e tutto, quindi è una cosa un po' lenta, però. Insomma, vedremo cosa fare. Futuro. Niente, ora vabbè. Diciamo che l'incontro si conclude qui, per ora qualcuno vuole di qualcosa, niente. Ti acciacciare le mie. Io devo provare se riuscivo a ricadere ancora. No, poi sbrucci. Ma lo sfascia Tiger dov'è? C'è da essere anche lui. Doveva venire, non ha voluto venire. Vabbè. È così, purtroppo quando hai a che fare con persone non affidabili succede così. Come?
Niente, non posso. Mi dicevano, ah, dica su un contrattempo. No, io dico quello che è, e lui è a volte inaffidabile. No, basta. Non è che posso dire altro. Comunque, non è che mi preoccupo tanto. Mi fa piacere che siete venuti e chi vuole può incontrarci a Lucca, insomma, per continuare questa avventura di presentamento a questo gioco di merda. Ma chi ha ripreso? Sì, io dovrebbe trasferirmi io ho copiato. Cioè, mo se rompo i coglioni mentre visto, madonna, quello sono il primo gioco che prendo. Poi c'è tipo le opzioni del server, c'è il bagno hopping proprio da abilitare o disabilitare. Poi c'è tutte le cose da giocare a livello alto, cioè le skin chiare dei player. Quello c'era anche prima, sì, è fatta apposta. Proprio fatta apposta per le condizioni. Non si può preordinare la virtù. Io l'ho preso su Steam. No. Comunque no. Io al GameStop ho trovato il Painkiller Limited Black Edition 2012, c'era scritto. Sì, ma non credo che commercializzeranno anche questo qua. Sì, ma io gliel'ho chiesto, ho detto che lo venderanno. Vabbè, dai, lo so. Sì. Ma che cazzo? Dove sono gli altri filmati? Che cazzo? Dove sono? Dove cazzo sono gli altri filmati? Oddio! Dove cazzo sono? Dove sono? Dove sono, madonna? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Un po' li manca. Tutto? Un bel po'. Dove cazzo sono? Dove sono le foto? Credo. Non sono vive. Ah, eccole, madonna che colpo! Io buono! Ah, si vede sulla giornale. Io ragazzi! Oh. Quelli che ho scritto SDV sono i miei. Madonna. Un colpo, spaccavo il PC. Non sapere di chi sono. Pollice in su se volete vedere Zeb spaccare il PC. Sì, madonna, se. No, meno male che ho salvato tutto. No, vai, non ti voglio trattenere troppo, vai, non c'è fatto niente, vai. Yeah, what tension. Attenzione. Madonna. È andata bene, dai. Sì, sì. Grazie per aver aspettato. No, pazienza. C'è problema. Niente. Dai, ciao Zeb. Ciao. Ciao. Ciao.